Buonasera, siamo alla prima puntata di Fiabe Fiabesche. Io sono un appassionato di favole, mi piacciono proprio le favole fin da piccolo, tipo Pollicino, tipo l'omino di Pan di Zenzero, il mago di Oz, cose del genere. Comunque, vi leggo una storiella che ho trovato su internet qualche giorno fa. Sono storielle, favole che racchiudono come ogni favola la propria morale. La propria morale. Adesso vi leggo una a caso. Ci ho scaricato un PDF, ci stanno tipo un po' di favolette, tutte che durano poco. Vi leggo una di queste fiabe. Allora, la prima fiaba. La fiaba del colibrì. Ecco, ok. Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Di fronte all'avanzare delle fiamme, tutti gli animali scapparono terrorizzati, mentre il fuoco distruggeva ogni cosa senza pietà. Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e tanti altri animali cercarono rifugio nelle acque del grande fiume, ma ormai l'incendio stava per arrivare anche lì. Mentre tutti discutevano animamente sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nell'acqua del fiume e, dopo aver preso nel becco una goccia d'acqua, incurante del gran caldo, la lasciò cadere sopra la foresta invasa dal fumo. Il fuoco non se ne accorse neppure e proseguì la sua corsa sospinta dal vento. Il colibrì però non si perse d'animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola goccia d'acqua che lasciava cadere sulle fiamme. La cosa non passò inosservata. Ad un certo punto un leone lo chiamò e gli chiese: «Cosa stai facendo?» L'uccellino gli rispose: «Cerco di spegnere l'incendio». Il leone si mise a ridere: «Tu, così piccolo, pretendi di fermare le fiamme?» E assieme a tutti gli altri animali incominciò a prenderlo in giro. Ma l'uccellino, incurante delle risate e delle critiche, si gettò nuovamente nel fiume per raccogliere un'altra goccia d'acqua. A quella vista, un elefantino, che fino a quel momento era rimasto al riparo tra le zampe della madre, immerse la sua proboscide nel fiume e, dopo aver aspirato quanto più acqua possibile, la spruzzò su un cespuglio che stava ormai per essere divorato dal fuoco. Anche un giovane pellicano, lasciati i suoi genitori al centro del fiume, si riempì il gran becco d'acqua e, preso il volo, la lasciò cadere come una cascata su un albero minacciato dalle fiamme. Contagiati da questi esempi, tutti i cuccioli d'animale si prodigarono insieme per spegnere l'incendio, che ormai aveva raggiunto le rive del fiume. A quella vista, gli adulti smisero di deriderli e, pieni di vergogna, incominciarono a dar mano forte ai loro figli. Con l'arrivo di forze fresche, ben organizzate dal re Leone, quando le ombre della sera calarono sulla savana, l'incendio poté dirsi ormai domato. Sporchi e stanchi, ma salvi tutti gli animali, si radunarono per festeggiare insieme la vittoria sul fuoco. Il leone chiamò il colibrì e gli disse: «Oggi abbiamo imparato che la cosa più importante non è essere grandi e forti, ma pieni di coraggio e di generosità. Oggi tu ci hai insegnato che anche una goccia d'acqua può essere importante e che l'insieme si può spegnere. Che insieme si può spegnere un grande incendio». Questo era allegato, questo, questa fiaba era allegata all'articolo 15, che dice: «Hai il diritto di incontrare altri ragazzi, fare amicizia con loro, sostenervi a vicenda e fondare delle associazioni, a meno che ciò non danneggi i diritti degli altri». E niente, questa è la prima puntata. Alla prossima.